Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video della serie Making of delle nostre armi preferite. Nell'ultimo video, che se non avete ancora visto potete recuperare dalla scheda qui in alto, abbiamo ricreato una delle armi più iconiche di Destiny, l'ultima parola. Oggi invece portiamo un altro cannone portatile molto amato dai guardiani, sto parlando dell'asso di picche. Prima di iniziare però voglio ringraziarvi per tutto il supporto che state dando alla serie e soprattutto per tutte le armi che mi state consigliando di fare. Non preoccupatevi perché prima o poi arriveranno tutte, solo in particolare per quelle grandi dobbiamo aspettare che tornino i pannelli di polistirene nel negozio. Detto questo, iniziamo subito con il nostro asso di picche. Come al solito, prima di scolpire l'arma vera e propria, tracciamo un modello 2D partendo da un'immagine in-game, che ci servirà per avere un riferimento delle forme principali, disegnando quindi su una pagina la struttura dell'arma e sull'altra i dettagli che andranno dipinti. Una volta tagliati e incollati i vari pezzi, disegniamone il contorno sul pannello e tagliamolo con il seghetto elettrico. Vi ricordo ancora una volta che se non avete a casa gli strumenti che utilizzo io non c'è alcun problema, potete benissimo riuscire ad arrangiarvi con qualcosa di simile, come un taglierino o una sega. Ora che abbiamo un pezzo da cui partire, iniziamo a dare forma al nostro asso di picche. Come anche per l'ultima parola, mi sono trovato di fronte al temibile problema delle forme geometriche. Questa volta ho quindi deciso di aiutarmi con una squadra per ottenere un risultato più accurato. Ho quindi iniziato stondando gli spigoli della sagoma, eliminando quindi le parti più grossolane con il taglierino per poi smussarle con la carta vetrata. A questo punto ho dovuto separare le due parti della canna, quella superiore e quella inferiore, che per intenderci saranno poi dipinte di bianco e di nero. La forma della canna è molto simile a quella dell'ultima parola, di conseguenza non è stato troppo difficile ottenere un risultato simile, e devo dire che l'aiuto della squadra si fa sentire. Incisa quindi la linea che separa i due pezzi, ho come al solito diviso la canna in tre parti, una piatta al centro e due inclinate ai lati, molto facili da ottenere semplicemente utilizzando la carta vetrata. Un'altra similitudine con il cannone portatile di Shin Malfur è l'elemento del tamburo decorativo, un finto tamburo più piccolo posto in fondo alla canna. Questo sarà quindi più sporgente rispetto al corpo dell'arma, e per ottenere tale effetto ci basterà, dopo aver tracciato la sagoma, assottigliare la canna con la carta vetrata. Spostiamoci ora sul manico dell'arma e come per la canna iniziamo ad arrotondare la forma con taglierino e carta vetrata. Ma attenzione, il fondo dell'impugnatura dell'asso di picche non segue le forme del manico ed ha due piccole scanalature che servono d'appoggio. Mi raccomando quindi a non tagliare questa parte, ma al contrario di creare una sorta di doppio gradino. Sagomato anche il manico, possiamo ora lavorare sulla parte centrale, che come sapete è la più impegnativa. Prima di tutto tracciamo la sagoma del tamburo che dovremmo lasciare pressoché invariata. Abbiamo così ben definita la zona in cui dobbiamo lavorare, quella tra il tamburo e il manico. Ora possiamo passare ai dettagli. Iniziamo quindi a definire per bene il nostro cannone portatile, partendo proprio dalla zona centrale. Cominciamo quindi col tracciare la linea che separa il corpo dal manico, e seguendo questa andiamo a separare tre livelli, dall'altezza dell'impugnatura fino a quella del tamburo. Seguendo quindi le linee del modello di carta, tracciamo poi la zona del cane. Qui infatti possiamo vedere come questa sia rientrata rispetto al corpo, tanto che dovremo poi colorarle con due colori diversi. Dobbiamo raggiungere il nostro tamburo, prendiamo quindi un pezzo da parte e, seguendo la forma che abbiamo tracciato sull'arma, tagliamo un rettangolo spesso circa 2 cm. A questo punto dividiamolo in tre parti, quella centrale piana e le due laterali inclinate. A differenza però del tamburo dell'ultima parola, qui i lati sono un po' smussati. Con la punta della dremel cilindrica ho quindi appiattito gli spigoli, creando come dei livelli di transizione. Per finire quindi il pezzo, incidiamo i 4 piccoli quadratini lungo questi livelli e dipingiamo il tutto di bianco. Per il tamburo, come per gli altri pezzi secondari che andranno poi aggiunti, vi consiglio sempre di dipingerli separatamente in modo da non avere problemi nel dipingere poi tutto insieme. Procediamo quindi con le incisioni sulla canna, molto semplici anche e soprattutto all'aiuto della squadra. Per quanto riguarda invece quella trama che percorre tutta la canna lungo la parte superiore, ho preferito non incidere i dettagli interni ma lasciare solo una traccia. Questo perché si tratta di forme molto piccole e dettagliate che con questi strumenti e su questo materiale avrei rischiato di fare una schifezza. Per finire le incisioni dobbiamo solo aggiungere i dettagli circolari, quelli che in realtà sarebbero i bulloni che tengono unita l'arma. Per queste forme ho utilizzato tre strumenti diversi in base alle dimensioni. Quelle piccole le ho semplicemente marcate con la punta della Dremel. Per quelle medie ho usato il tappo di un tubetto di tempera piccolo, mentre per quelle grandi, che poi sarebbero solo quella sul manico e il foro della canna, ho preso il tappo di un tubo di colla. Completate tutte le incisioni dobbiamo ora aggiungere i pezzi secondari, quali cane, mirino e grilletto. Per il mirino ho ormai imparato che il metodo migliore è quello di lasciare un piccolo pezzetto in cima alla canna, un po' più sporgente del resto.
E nel caso dell'asso non ho nemmeno dovuto aggiungere la parte posteriore, dato che questa è semplicemente un'incisione sul dorso dell'arma. Per quanto riguarda invece cane e grilletto, dopo averli sagomati da un pezzo molto sottile e dipinti, li mettiamo da parte e li aggiungeremo con questa la pittura. Terminati quindi tutti i dettagli, possiamo iniziare a dipingere. La pittura dell'asso di picche è molto semplice, dato che ci serviranno prevalentemente il nero, il bianco e una punta di argento per il bulone dell'impugnatura. Data la forte differenza tra questi due colori, è preferibile dipingere prima le zone bianche, questo perché in caso doveste sbagliare qualcosa, non dovrete dipingere il bianco su una zona nera, rischiando di ottenere delle sfumature grigiastre. Asciutta quindi la mano di bianco, andiamo con il nero, lasciando scoperte però le zone in cui andranno disegnati i dettagli. Per avere un risultato più preciso, io ho ritagliato i disegni che avevamo stampato e li ho posizionati dove sarebbero poi dovuti essere dipinti. In questo modo possiamo passare con il nero senza paura di dipingere le zone che ci interessano. Atteso ancora una volta che il nero si sia asciugato, con un pennello piccolo ho disegnato le due picche, una sul manico e una sulla canna, e le righe sulla punta. Colorato d'argento il bullone del manico, riempito di nero le incisioni sulla parte alta della canna, compreso il mirino. Fatto ciò, possiamo incastrare cane e grilletto facendo delle piccole fessure e dipingendole di nero, e incollare il tamburo nella sagoma che avevamo tracciato, stando sempre attenti a non sciogliere l'arma con la colla, emettendone quindi uno strato sottile e ben distribuito. A questo punto l'asso di picca è completato, e pronto a vendicare il nostro amato Kate 6. Ok ragazzi, quindi questo è l'asso di picche. Devo dire, sono nettamente più soddisfatto dell'ultima parola. L'avete visto anche dai video, i dettagli secondo me sono molto molto più precisi, anche solo a partire dalla canna. Vedete, questa è proprio molto molto più dritta rispetto a quella dell'ultima parola. Il fatto che ho fatto la squadra secondo me si vede parecchio. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che state dando alla serie e continuate a consigliarci armi qua nei commenti, su Instagram, dove vi pare. Io solamente devo avere un pochino di pazienza, perché oltre al fatto che un pochino ci metto a farle, devo aspettare che mi arrivino anche i materiali per fare quelle che mi state chiedendo. Non vi preoccupate che però un video a settimana riguardo arriverà. E io detto questo direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.